Tranquillizzatevi. Allora, era stato nostro ospite alcuni anni fa, adesso ha 21 anni, lui si occupa di cinema, ha anche realizzato un film che è stato presentato a Torino Giovani, mi pare, scrive a un festival, scrive poesie, tra l'altro belle, è un strano ragazzo, si chiama Fabio Zuliani. Come va? Vicino a James Dean. James Dean, bene. Lui sta vicino a Einstein. C'è una frase che mi stava venendo in mente ascoltando questi discorsi, che dice: è un meraviglioso potere accordato all'uomo, questa involontaria autonoma poesia dei racconti e dei sogni. Questa è una frase di Herder. E pensavo al poeta, quindi all'uomo non tanto vecchio fuori quanto vecchio dentro, quanto già vissuto, quanto consunto dai propri sentimenti. Penso a... mi vengono in mente questi grandi miti romantici quali Goethe, Byron, e penso a questi artisti quanto abbiano potuto veramente vivere l'eccesso delle passioni e dei sentimenti, quindi vivere veramente l'amore fino all'apice, all'auge sublime della loro poesia. Penso che molti artisti sappiano veramente fondersi, quello che io definisco il dandy. Ho scritto un libro intitolato Il Dandy. Il dandy è un tutt'uno con l'arte, non è soltanto una protesi umana che guarda la propria opera dal di fuori, bensì è un elemento capace di divenire una fusione integra con il proprio sapere, con la propria poesia, con la propria conoscenza. La vecchiaia, mi vengono in mente dei quadri baudelariani in cui c'è questa carcassa che si spinge da un'alcova all'altra cercando un briciolo di affetto, un minimo di consenso. Cassiani, dopo ci traduci tutto, stai attento. Cazzo, lei ha dimostrato di non capire un cazzo, mi scusi. Non può permettersi di venire per insultarmi. Io mi sono riferito a gente che non ha il coraggio di andare oltre. Non mi riferivo a questo Giuliani, pubblico, lei questa non gente. Dica parolacce. Io parlavo in senso metafisico, perché la gente non si sforza di andare oltre, si accontenta del prodotto commerciale. Padre Carmelo si accontenta del prodotto scontato. Dice perché andare oltre per forza si traduce in italiano, fare delle cose che non capiscono gli altri all'estero facendo del bene. Ma lei non dica parolacce, le scelte sono sempre in salita. È comunque maculato. Non si può avere. Perché le scelte comunque di un certo rilievo sono difficili da portare avanti. Ma è difficile comunque. Io non ho capito cosa per l'uomo romantico è difficile vivere. La gente non lo capisce. Un genovese. Pure lui. No, non dica parolacce. No. Questo non è giusto. Non è vero. No. Ma stiamo scherzando. Ognuno ha le proprie idee, le dice, e le persone vanno rispettate. Che uno condivida, no, le idee. Stia calmo, meno male che quello che ha detto non è stato ripreso dai microfoni. Zitto, basta. Faccia silenzio. Zitto. No, questo... Lui deve patire, soffrire, riuscire, non riuscire. Ma lo deve fare, inutile, perché dobbiamo... Chissà uno, quante volte dice sono d'accordo, non sono d'accordo, punto. Poi, io mi auguro che ce la faccia, mi auguro che riesca a fare le cose che vuole fare, che sia contento delle cose che ha fatto. Se poi userà delle provocazioni per riuscirci, va bene. Anche questo, c'ha 21 anni, anche questo è dei 21 anni, dai, è la miseria. No, ma io discuto con lui, ma non mi permetterei mai di dare. No, infatti lui che ha insultato te, però uno può avere delle idee diverse, lui è così, da quando lo conosco è così, comunque lo dico perché il signore che lo insultava, lui può avere delle idee anche sbagliate. Ma non lo sento, non lo lui, sento. Lui può avere delle idee anche sbagliate, però io dico, le porta avanti, le dice. Sì. Forza, ma insomma bisogna stare dalla parte di chi ha 21 anni, perché bisogna... D'altronde Costanzo, il poeta è poi la sintesi più esemplare del fallimento di qualunque certezza, quindi la gente vuole avere la certezza, allora lei ricerchi le sue certezze, io non ne ho bisogno. Consigli per gli acquisti è la nostra certezza. Consigli per gli acquisti.
Questo è quello.